Il Movimento 5 Stelle ha faticato troppo per risalire nel consenso, per definire una sua identità, un suo programma politico chiaro. Non possiamo perdere l'anima. Non possiamo perdere l'anima. Ed è per questo dico che non possiamo metterci con Renzi, che fa il referendum sul reddito di cittadinanza. Non possiamo metterci con Calenda, che invoca la militarizzazione per i rigassificatori. Non è la nostra storia, non sono i nostri principi. Non c'è alcuna possibilità per noi del la devi rispettare. È molto più breve della tua. È molto più breve della tua. È molto più breve della tua. Lo sai? Però non significa che siccome hai 1000 anni alle spalle o 100 anni o 3 anni tu devi calpestare. Per favore, facciamo concludere l'onorevole Conte, grazie. Silenzio, grazie. Prego. Questo è massimalismo. Io dico, adesso però c'è una sfida, perché il percorso, vedete, per noi, per me la politica non è una questione di punti. Se il percorso, le sensibilità, la ricerca di senso, ad esempio delineata in questo libro, prevarrà anche all'interno di un dibattito, una dialettica interna al PD, noi sarà facile ritrovarci. Sarà facile ritrovarci da posizioni nel rispetto della reciproca autonomia, della reciproca dignità. Il Movimento 5 Stelle, che al Signore piaccia o no, ha scelto in modo chiaro di difendere i precari, gli sfruttati, gli ultimi. Lo fa. Abbiamo una scarsa storia. Ma guardi, il fatto di essere pubblicamente e ostinatamente bullizzato per questa battaglia merito anche il suo rispetto. Grazie. Grazie all'onorevole Conte.